Allora, abbiamo Stefano Bisi, Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia. La prima domanda è: questi 300 anni di massoneria nata in Inghilterra nel 1717, oggi si festeggia anche qua a Sanremo. Sono passati tanti anni, come è cambiata la massoneria? È cambiata, come tutte le cose di questo mondo che cambiano. Vorrei guardare al futuro, ai prossimi 300 anni, di una comunione, di una istituzione che è ancora attuale, perché sono attuali i principi di libertà, uguaglianza e fratellanza. Libertà, uguaglianza e fratellanza nel terzo millennio, che vuol dire? Vuol dire alimentare, ad esempio, la fiamma della libertà. Al rogo non bisogna mandarci più nessuno. In questi ultimi anni è cambiato qualcosa anche nel vostro modo di comunicare, di aprirvi magari alla gente che per tanti anni ha portato avanti, possiamo dire, dicerie, voci, opinioni magari che non corrispondevano al vero. Come mai questo cambio negli ultimi anni? Non c'è stato un cambio. Certo, durante il fascismo non potevamo andare in piazza, nei teatri, nelle sale a parlare di noi, perché volevano i nomi dei massoni, volevano gli elenchi dei massoni, e qualche massone l'hanno ucciso. Oggi speriamo di non veder ripetere quelle esperienze. Oggi ci conoscono, sanno dove sono le nostre sedi, i cittadini, e infatti la libera muratoria ha un'attrazione, soprattutto tra tanti giovani che non bussano alle porte dei nostri templi per cercare un lavoro, perché se è questo che fanno, sbagliano porta. Aumenta il numero di iscritti nelle due obbedienze, e come vedete questo aumento di iscritti, ci sarà un limite oppure benvengano nuovi massoni in Italia? Ma non è che nella massoneria, nel Grande Oriente d'Italia, ci sono molti iscritti, ci sono quelli che ci sono. L'importante è riuscire a fare una selezione accurata, come stiamo facendo in ogni parte d'Italia. Una selezione accurata dei bussanti, anche coloro che arrivano attraverso il web, è un contatto che arriva, il primo contatto è attraverso un PC, ma dopo c'è il rapporto umano, è quello che conta. Questa società liquida, come diceva Bauman, contano invece da noi i rapporti umani, cioè quelli che si consolidano non attraverso un click, ma attraverso i rapporti. C'è già una massoneria più tecnologica, magari col web, con un rapporto più tecnologico, adesso riallacciandomi a quello che ha detto prima, sia sui contatti da parte dei bussanti che sui vostri lavori? No, il rapporto che conta è quello umano. Il web, le moderne tecnologie servono per favorire il primo incontro, ma non devono essere il luogo della piazza dove si discute, anche perché spesso la piazza fa male alle persone. Vostro rapporto con il governo Gentiloni? È un'istituzione della Repubblica, quindi il rapporto è quello che una libera associazione, qual è il Grande Oriente d'Italia, deve avere con una istituzione pubblica, cioè di profondo rispetto. Con la Chiesa invece? È un'istituzione importante, c'è una breccia di Porta Pia del 20 settembre 1870 che forse pesa nelle menti di qualche parte della gerarchia ecclesiastica. Speriamo che, visto che dal 1870 sono passati tanti anni, nel futuro quella breccia possa rappresentare l'unione invece che la divisione. Avete delle ultime domande? Avete delle prospettive particolari per il futuro, almeno qua in Italia? È quello di una crescita qualitativa, di continuare a fare tante iniziative. Una, mi preme ricordarla, che ritengo sia molto bella, è quella di illuminare il campo sportivo di Norcia. Ce lo hanno chiesto i ragazzi di questa cittadina dell'Umbria terremotata. Noi abbiamo raccolto delle risorse tra i fratelli proprio da destinare ai giovani delle zone terremotate. L'idea che abbiamo è quella di realizzare, di costruire l'impianto di illuminazione per il campo sportivo. Ancora una cosa adesso, pensandoci bene, ecco, un'apertura verso le donne, verso il mondo femminile? Il Grande Oriente d'Italia è storicamente riservato ai soli uomini, e l'apertura alle donne non è nell'agenda dei lavori.